Iniziano a dare i loro frutti i controlli sempre più capillari sul territorio comunale di Sassari rispetto al corretto conferimento dei rifiuti. Il numero di sanzioni da parte della polizia locale cala infatti mese per mese. Se a fine maggio il bilancio del contrasto agli atteggiamenti incivili di chi conferisce in modo vietato e scorretto era di 403 illeciti registrati in soli 22 giorni, nel mese di luglio le sanzioni si sono fermate a 115 su 251 video esaminati. Sì, perché il fortissimo deterrente ai comportamenti scorretti pare proprio l'utilizzo delle 67 fototrappole e delle 6 sofisticate microtelecamere mobili sparse in città e nell'agro. Il sistema ha così portato, ad esempio, alla riduzione del numero di coloro che conferiscono nei cassonetti del capoluogo, pur arrivando da paesi limitrofi, 79 a maggio, 18 a luglio. Drastico calo anche delle sanzioni relative al porta a porta. Si sono fermate a 44 il mese scorso, a giugno erano 61 e a maggio erano state 138. Ancora troppi comunque violano le più elementari norme ambientali, contribuendo in questo modo non solo al degrado nel territorio urbano come nelle periferie, ma anche all'incremento della Tari, che grava anche sui cittadini virtuosi. Non raggiungendo infatti la percentuale fissata ogni anno per la raccolta differenziata, Sassari si ferma al 59,4%, non riesce a ottenere la premialità che consentirebbe di ridurre la tassa sui rifiuti. Grazie.